Napoli Flash 24 è qui presente stasera ad un evento che è un connubio tra arte performativa, arte moderna, arte sperimentale e musica, bella gente, ma soprattutto una location d'eccezione. Siamo a Villa Volpicelli, abbiamo qui il padrone di casa che magari ci dice qualcosa di questa splendida location. Il luogo finalmente si riapre all'arte, intesa come stimolo, intesa come stimolo anche sociale, come ricerca del piacere, ricerca delle cose belle, perché noi viviamo e siamo degli turisti. Il nostro piacere è piacere e il piacere di dare piacere. Grazie. Perfetto. Il curatore della rassegna, uno degli organizzatori, Raffaele. Sì, un posto all'arte vuole essere un evento ibrido, quindi tra il vernissage di una vera e propria mostra con tutti i crismi e invece un aperitivo. Abbiamo portato qui degli artisti del territorio campano che ci portano un estratto con tecniche eterogenee, un estratto del loro lavoro, un estratto rappresentativo, quindi da monili in seta scibori a opere fatte con penna a bio su tela, a tappi riciclati, fino ad arrivare al linguaggio di una fashion blogger napoletana. Una battuta anche dall'organizzatore, Walter Di Fiore. Sì, questa sera siamo qui a Villa Volpicelli per questo aperistage, che diciamo quindi è un mix tra quello che può essere un vero e proprio vernissage di una mostra collettiva tra i vari artisti, unita però anche a degli ingredienti di un classico aperitivo, come con food, con drink e con una buona musica. Quindi diciamo il nostro intento era quello di racchiudere in questo evento, comunque riuscire a far avvicinare i cittadini napoletani all'arte e unire anche i giovani e non solo a una delle più grandi realtà della nostra città. Lo porterete in giro anche in altre location? Diciamo che ci sono altre idee, vorremmo comunque sì portarlo in giro in altre location, perché comunque Napoli è piena di queste location artistiche e quindi diciamo, non vi svegliamo nulla, però ci stiamo pensando. Saremo attenti e vigili e vi seguiremo ancora. Grazie. Grazie a voi. Qui abbiamo una arte performativa, abbiamo Maurizio Palumbo con la sua espressione d'arte. Mauro, come si chiama questa tua performance? L'hai già portata in altri messaggi questa tua performance? Benissimo. Napoli Flash 24, qui all'evento Aperissage, un posto all'arte.